Grazie, grazie molte Silvana, del tuo intervento e adesso chiederei a Donato di mettere in collegamento il prossimo iscritto a parlare che è Gianni Colaccione, dopo di lui segue il mio intervento. Attualmente poi faremo una verifica, chiedo anche a Donato nel corso dell'intervento mio di verificare se ci sono altri iscritti a parlare, diversamente andremo con un contributo registrato. Se non ricordo male, di Davide Tutino, che è il nostro iscritto. Quindi chiamerei, metterei online Gianni Colaccione per il suo intervento nel dibattito generale. Nel frattempo che Gianni arriva online, ricordo, nel frattempo che Gianni si prepara per il suo intervento, ricordo ai congressisti che alle 19 scade il termine per la presentazione della mozione generale particolari. Attualmente è stata presentata una mozione generale da parte della segreteria e presidenza e la trovate già pubblicata nell'area congressuale del sito www.liberitv. Vi indico anche, se voi aprite la pagina del congresso, per cui andate in home page, cliccate sul banner secondo congresso LiberiTV, si apre la pagina dove c'è il box da dove state vedendo me che parlo. Sotto c'è di nuovo il banner e poi ci sono tutta una serie di documenti. Vedete che a metà pagina ci sono due link, che è la proposta di programmazione 2014-2015 e la proposta di mozione generale, che appunto è stata presentata dalla Presidenza e Segreteria. Questi due documenti si voteranno a partire dalle ore, termine. Allora, si voteranno dopo le 20, perché dobbiamo attendere la scadenza, dei termini per presentare gli emendamenti. Quindi, se qualcuno ha una mozione generale da presentare, questo è il momento per poterla postare attraverso il Google Group, lo dico ai congressisti, perché il termine per la presentazione scade alle 19. Poi, fra le 19 e le 20, c'è la possibilità per i congressisti di presentare a norma del regolamento congressuale eventuali emendamenti. Quindi a questo punto do la parola a Gianni Colaccione, seguirà il mio intervento. Prego Gianni. Allora, buonasera a voi tutti che ci seguite. Questo appuntamento importante, statutario della nostra Web TV. Vorrei dire che, beh, almeno fino adesso, anche perché un occhio a quello va porto, secondo me, tecnicamente mi sembra che sia stata un'ottima esperienza. Ed è anche un'esperienza che, insomma, ci porta in qualche modo, come evento statutario che viene vissuto e che si consuma soltanto online. Insomma, io penso tra delle entità mediatiche che sono come associazioni, non è così frequente, insomma. E quindi già per questo sforzo tecnico, che secondo me poi ha anche un valore politico di per sé, perché è fruibile, come potete vedere, come potete seguire in diretta, molto semplicemente da chiunque voglia. Molto più potenzialmente, ovviamente, di un congresso fisico. E quindi, insomma, già di per sé, secondo me, è un successo che abbiamo raggiunto. Questo secondo congresso, noi ci stiamo apprestando appunto a questa evoluzione della Web TV come Web TV di servizio. Ovviamente comporterà uno sforzo, e il mio questo intervento un pochino ha anche il senso di, in qualche modo, fare un appello a tutti coloro che ci seguono affinché in qualche modo possano servirsi di questa Web TV, di far conoscere che LibreTV si appresta a dare spazio anche appunto a questo nuovo tipo di, diciamo, di attività, in qualche modo di possibilità di servire associazioni enti, e quindi in qualche modo anche per tramite il passaparola, far conoscere appunto che c'è questa possibilità. Ovviamente questo sarà anche uno sforzo organizzativo che la Web TV dovrà sostenere, perché ovviamente è un lavoro in più, e nell'ambito un pochino del servizio ampiamente inteso, servizio da un punto di vista mediatico, servizio informativo, come un pochino sta anche nel nostro statuto, la missione Libri Spazi di Parola, ovviamente.
Oltre a questa attività, penso che saremo, poi insomma, questo qua lo possiamo sentire anche eventualmente in altri interventi. Tutti d'accordo nel dire che comunque sia anche quello, l'attività che abbiamo fatto comunque sia fino adesso, quello che sono le testimonianze, le interviste, l'attività anche sul campo, insomma sarà riconfermato come attività nell'ambito del possibile per quanto riguarda gli sforzi che con le energie umane che abbiamo potremo produrre. Per il resto io niente, in bocca al lupo a tutti quanti noi, in bocca al lupo e grazie ancora a tutti coloro che si sono prodotti, Marco Marchese in primis per quanto riguarda l'elaborazione dei documenti congressuali, Donato Polpicella per tutta la parte tecnica. Spero che poi il consenso e anche l'appoggio che poi alla fine si manifesta anche con le iscrizioni, quindi insomma si possa realizzare con un'affluenza da parte di chi voglia appunto iscriversi a questo medium. In bocca al lupo a tutti noi, grazie ancora e a presto.